Roddy, secondo te era il fantasma? Era solo un pezzo di carta, fifone! Roddy, forse è meglio se torniamo indietro. Non ci sono fantasmi qui. Un'altra fifona! Tornate dalle vostre mamme. Io vado per conto mio. Ah, sì? Credi che dovremmo lasciarlo andare da solo? Non gli serviamo. Mi auguro tanto che impari la lezione. Ah! Era la voce di Roddy. Roddy! Roddy! Dove sei? Sono qui! Che cosa ti è successo? Smettila di ridere di me! Ho visto un terribile fantasma! Un fantasma? Dove? Non c'è niente qui fuori! Sei sicuro di aver visto uno spettro? Ma era qui un attimo fa! Ecco io! Quindi hai cercato di nasconderti e sei rimasto incastrato! Che ridere! Vi prego, dovete tirarmi fuori di qui! Purtroppo sono rimasto incastrato! Tieni duro! Io e Benny andiamo a cercare aiuto da qualche parte! Sei pronto? Sì, andiamo! Aspettate! Avrò paura qui tutto da solo nel bosco! E ora che cosa si fa? Vado a cercare aiuto per conto mio! Tutto solo! Roddy verrà mangiato dal fantasma se resta qui da solo nel bosco! Ma se il fantasma ti insegue? Stai tranquilla, io sono più veloce! Non aver paura! Guarda avanti! E non pensare ai fantasmi! Pensa a cercare aiuto! Credo di essermi perso. Chi verrà ad aiutare me? Sono proprio un fifone. Quello deve essere Ellie. Aiuto, Ellie! Sono qui! Sono io! Benny? Benny! Sono qui! Stai bene, amico? Io sto bene, ma Roddy ha bisogno di aiuto! Roddy è in pericolo! Dovrebbe già essere tornato! Credi che sia andato a casa lasciandoci qui da soli? Non lo farebbe mai! Roddy! Benny! Ellie! Benny! Per caso siete feriti? Cos'è successo, Roddy? Fatemi uscire di qui, vi prego! Sta tranquillo, ti faremo uscire presto. Credo proprio di aver bisogno dei rinforzi. Ellie, ci stiamo avvicinando alla foresta. Comunicaci la posizione. Ricevuto. Lo vedo. Mettiamo il turbo. Riusciranno a tirarlo fuori? Naturalmente, ce la faremo! Oh, arrivano! State bene, ragazzi! Ho messo in sicurezza la zona. Stanno tutti bene, eccetto Roddy. Oh, wow, è davvero stretto. Roddy, ti tireremo fuori di lì. Sai che cosa fare? È tornato il fantasma! Aiuto! Roddy! Aiuto! Aiuto! È ora di
svegliarsi. E cosa ti fa pensare che si è rotta? Ascolti, a me sembra che funzioni. Sì, ma stamattina non ha suonato, ne sono praticamente sicuro. Non è possibile che tu non l'abbia sentita perché eri stanco? No, non può essere. Ma Scooby, ti è successo qualcosa? Perché? Hai un graffio sulla vernice e una gomma a terra. La gomma a terra? Oh! Ecco, ho finito. È stato terribile, perché sembrava reale. Comunque sia, mi dispiace di avervi disturbato nel vostro giorno libero. Va tutto bene. In ogni caso, come mai fai così tanti incubi di notte? C'è qualcosa che ti preoccupa ultimamente? La mia unica preoccupazione è arrivare a scuola sempre in orario. Durante gli incubi sogno di arrivare in ritardo la mattina. Credi che la paura di fare tardi sia così forte da causarti gli incubi? Allora, cerca di non essere continuamente preoccupato e prova a riposarti. Ci proverò. Scooby, stanotte il tuo piccolo segreto verrà svelato. Come mai non sta succedendo niente? Ecco, ci siamo! Aspetta un momento! Scooby ha descritto esattamente così il suo terribile incubo! Nel mio incubo stavo percorrendo il ponte della Valle del Gufo ed era pericolosissimo! Poi mi ritrovavo su una strada interamente circondata da rovi e mi dirigevo a tutta velocità verso una palude! Questo significa che tra poco incontrerà una palude! Scooby! 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 Per favore, fermati! Ti prego! Andiamo, Scooby! Stai dormendo? Ellie? Ciao! Sì, c'è un problema! Scooby sta dormendo, ma è entrato in una palude! Che cosa? È terribile! Sta andando sempre più a fondo mentre parliamo! D'accordo, Ellie! Squadra, è ora di andare! Ricevuto! Dobbiamo riuscire a salvare Scooby prima che si svegli! Amber, dobbiamo tirarlo su tutti insieme, forza, conta fino a tre! D'accordo! Siete tutti pronti? Sì! Tre! Tirate! Tirate! Ehi, calmati, Scooby! Mantieni la calma, forza! Scooby, svegliati! Questo non è un incubo! Che cosa? Questo non è un incubo? Amber, è reale! Stiamo provando a tirarti fuori dalla palude! Che cosa? Sonnambulo? Ora abbiamo capito da dove venivano quei graffi misteriosi. E a quanto pare non uscivi la notte per andare a giocare. Eri solo sonnambulo, Scooby. Non preoccuparti, il sonnambulismo si può curare. Ne sei sicura? Ma certo! Scooby, la sveglia è stata impostata e funziona perfettamente. Adesso non devi più preoccuparti e puoi riposare un po'. Allora, prova a ripeterti più volte: la mia sveglia non è affatto rotta. E mi sveglierò perfettamente in tempo per andare al lavoro. Vale a dire che non arriverai tardi? Esatto! Se fai pensieri positivi, le preoccupazioni svaniranno in un battibaleno. E potrai finalmente goderti una buona notte di sonno. Fa un tentativo. D'accordo! Ora so che la mia sveglia non è affatto rotta. E che mi sveglierò perfettamente in tempo per arrivare al lavoro. Così stanotte posso riposare finalmente tranquillo. Sì, sono convinto. Ok, la sveglia. Scooby sta finalmente riposando. Spero che faccia dei sogni bellissimi.
Camp, come stai? Benissimo! Benvenuti, ragazzi! Salve, signora Bell! Camp, come mai sei qui? Perché non ci hai avvertiti? Beh, lo vedrete! Sono venuto qui per loro! Oh, wow! Sono larve, per caso? Oh, non sono semplici larve! Sono esemplari estremamente rari! Ho fatto una sosta qui prima di andarle a donare al museo degli insetti. Che bello! Bentornato, Camp. Polly, vieni a dare un'occhiata. È un'occasione che capita una sola volta nella vita. Oh, no! Eh? Cosa c'è che non va, Polly? Ecco, Camp, devi tenere chiuso il coperchio. L'hai detto tu, sono specie molto rare. Non vorremmo che i tuoi amici vermetti scappassero. Sì, Polly ha proprio ragione. Bisogna stare molto attenti. Hai ragione. Signorina Belle, le dispiace prendersene cura per un po'? Io vado a cercare da mangiare per questi tesorini? Ma certo, vada pure. Lifty, mi prenderesti una torcia dall'ufficio? Ok. Dove sarà la torcia? Ah? Salve, signorina Bell, qualcosa non va. Zin, ci serve aiuto. Tutte le larve rare sono scomparse. Le larve sono scomparse. Se non riusciremo a trovarle, Camp dice che probabilmente non ce la faranno. Potete venire ad aiutarci, per favore? Sì, certo, arriviamo subito. Squadra di soccorso, preparatevi a intervenire al porto. Ricevuto. Ragazzi, aspettate. Che succede, Polly? Non credo che riuscirò a toccare un insetto, perché devo ammettere che mi fanno tanta paura. Sì, lo immaginavo. Se venissi, non credo che vi sarei di grande aiuto. Mi dispiace, ragazzi. Ti sbagli, Polly. Tu sei il cuore della squadra. Nessuno trova dei piani di salvataggio migliori dei tuoi. Ha ragione. Noi ci occuperemo degli insetti, ma li troveremo solo con il tuo aiuto, Polly. Ma io... D'accordo, io mi fido di voi, quindi verrò e farò del mio meglio. Bene. Ce l'ho fatta! Wow, è fantastico, signorina Bell! Sbrigatevi, è su di me! Recuperata! Finalmente salvo! Vieni fuori, ti prego! Sì! Speriamo vada tutto bene. Polly! Oh? Le avete trovate tutte? Non ancora, ne manca una all'appello, ma crediamo sia da queste parti. Trovata! Oh? Polly, il bruco è sul tuo tettuccio! Cosa? Sul mio tettuccio? Polly, ci penso io. Tu resta fermo, ok? Aspetta, Roy, no. Lo farò io. Ciao, amico mio. Scusami. Bentornate a casa! Bel lavoro, Polly! Io non sapevo nulla. Da quanto tempo hai paura degli insetti? Da un po' ormai. Ho salvato un gatto da un albero tempo fa e mi è caduta addosso una colonia di vermi. È lì che è iniziato tutto quanto. È per questo che hai paura degli insetti? Sì.
Ma gli insetti non sono affatto spaventosi. Molti di loro sono fantastici e possono esserci di grande aiuto. Prova a pensare che questi piccoletti sono solo dei cuccioli. Forse non ti faranno così paura. A dire il vero, dopo questa missione potrei aver superato la mia paura. Che peccato! Avrei potuto prenderti in giro per così tanto tempo! Spero che tu l'abbia superata facilmente. Eh? Polly, sul tettuccio! Cosa? Dove? Dov'è? Oh, Polly, forse hai ancora un po' di paura. Oh, ma mi prendi in giro? Che bell'amico che sei! Che cos'è questo rumore? Oh, ma che cos'è? Eh? Accidenti! È un mostro! Ah, salvatemi! C'è un mostro che vive vicino alla diga? Sì, esatto! Indossa un mantello terrificante in testa! È tutto pieno di rattoppi! E ha delle mani enormi! Non so spiegarvi quanto fosse strano! Pensi di aver visto lo sfortunato vagabondo? Sfortunato vagabondo? Si racconta che esistesse un essere simile al villaggio Toto! Lo hanno chiamato così perché chiunque lo incontrava era perseguitato dalla sfortuna, come se un mago gli avesse lanciato un maleficio! Quindi lo sfortunato vagabondo ha lanciato un maleficio su di me! Perché devo avere questo aspetto? La chiusa ha una perdita! Che cosa faccio? Se la diga cede, la città finirà sott'acqua! È troppo forte per me! Non ce la posso fare! Qualcuno mi aiuti! E se non volesse parlare dopo tutta la strada che abbiamo fatto? Proviamo a chiamarlo per nome. Tracky! Non c'è alcuna risposta! Forse sta cercando di evitarci! Può darsi! C'è qualcuno! Per favore, da dove viene questa voce? Tracky è laggiù, vicino alla diga! Caspita! Sta cercando di contenere l'inondazione con il corpo! Cosa? Ellie, vola da lui e dagli una mano! Ricevuto! Raggiungiamoli! Sono della squadra di soccorso! Stanno arrivando i rinforzi, resisti! E va bene! Amber, quando arriveremo dovrai stabilizzare la diga! Roy, quando Tracky si sposterà, chiudi il buco con un masso! Ricevuto! Tracky, resisti! Siamo pronti, Polly! Sono pronto anch'io! Tracky, adesso con attenzione, spostati! Roy, sbrigati! Ci sono quasi! Tracky, hai salvato la nostra città! Grazie di cuore, Tracky! Non mi dovete ringraziare! L'ho fatto per salvare il mio terreno! Dunque, me ne vado! Aspetta, Tracky! Siamo venuti fin qui da te perché vogliamo diventare i tuoi amici! Amici? Sì! Se trovassi il modo di confidarti con noi, potremmo diventare tutti i tuoi amici! No, non fa niente! Sono sicuro che non piacerei a nessuno in ogni caso! Non se avessero la possibilità di conoscerti! Io già ti considero un mio amico! Anche io! Devi solo lasciare che tutti vedano la persona che sei davvero! Sì, Tracky! Io so che puoi farlo! E noi ti aiuteremo! Ma...
Voi non... Io... Oh! Traki! Ti prego, esci! Diventiamo amici, Traki! Neanche oggi vuole uscire! Speravo tanto di conoscerlo! Traki, se ancora non te la senti di uscire, possiamo tornare dopo! Ah, aspettate! Uscirò fra un attimo! Beh, ciao! Io mi chiamo Traki! Piacere di conoscervi! Il piacere è nostro, Traki! È un vero piacere conoscerti, Traki! Ehi, Clini! Ho trovato la padrona del gattino! Sul serio? Che sollievo! Dov'è il gatto? Beh, ecco... è scomparso! Cosa? È scomparso? Allora abbiamo davvero un bel problema. Lo so! Dovevo stare più attento! Scusa, Polly! Sta tranquillo. Nel frattempo, se il gattino dovesse tornare, chiamami. Certo! Ho detto una bugia! Non posso crederci! Cosa? Ma perché sei andato via senza prendere il gatto? Clini era così spaventato, non ho avuto il coraggio di portarglielo via. Si è affezionato a lei così in fretta. Mi dispiace per Clini. Avete visto, amici? Vi avevo detto che sarebbe successo. Avevi ragione, ci avevi avvisati e non ti abbiamo ascoltata. Ragazzi, non è il caso di restituire il gattino a Mary? Ma Clini sarebbe così triste. Sì, ma anche Mary lo è. Mi è venuta un'idea. Che ne dite se lasciamo a Clini ancora un po' di tempo? Dove sarà mai andato? Latte è finito qua dentro! Non hai ancora avuto notizie da Clini? No, non ancora. Emergenza! Emergenza! Jean, che cosa succede? Clini! O meglio, c'è un problema con il gatto! Andate subito al centro di riciclaggio! Agli ordini! Male, non so che cosa farei. Non preoccuparti, Clini, non gli succederà niente. Roy, stacca la corrente, così il macchinario si spegnerà. Vado. Ecco, ho spento tutto. Ellie, prova a usare il detector. Sì, d'accordo. Ecco fatto. Eccolo qui. È rimasto incastrato! Sarà meglio entrare in azione prima che si faccia male! Polly, dobbiamo smontare il macchinario! Hai ragione! Amber, tira fuori il gattino dopo che io e Roy avremo smontato il macchinario! Ellie, tieni d'occhio la posizione del gattino! D'accordo! Okay. Tranquilli, non lo perdo di vista. Ho finito, Polly. D'accordo, lo tiro su. Roy, ci sei? Sono pronto. Sta tranquillo, ti salvo io ora. Chi è?
si chiama Coco. Ciao, Climi. Oh, ciao. Mi hanno detto che ti sei preso cura del mio gattino. Scusa, davvero? Oh! Allora, Climi, ti andrebbe di giocare un po' con Coco e me? Io? Sul serio? Dici veramente? Certo, sciocchino! Ti va di fare un giro qua dietro? Posso? Certo che sì! Sembra divertente! Abbiamo fatto la scelta giusta, lasciare il gattino con Climi? Sì! E mi riempie di gioia vederli così felici! Climi! Ciao, Climi! Salve, ragazzi! Climi, stiamo andando a giocare a palla! Vuoi venire? Oh, non penso sia possibile adesso! Climi, sembra che tu abbia il singhiozzo! Già! Ascolta, io ho avuto un brutto singhiozzo proprio il mese scorso! Quando dura così tanto è terribile! Sì, a te quando è cominciato? Oh, ieri! Ieri? Spooky, come hai fatto a farlo smettere? Beh, io non mi ricordo. Salve, ragazzi! Ciao, Polly! Ciao, Ellie! Sentite, sapete come si fa a far passare il singhiozzo? Avete il singhiozzo? Beh, io sì. Mi dispiace. È molto grave. Climi ce l'ha già da ieri. Oh, è terribile. Polly, noi non possiamo fare niente. Senti, il singhiozzo di solito passa da solo. Ci vuole solo un po' di tempo. Dobbiamo aiutare Climi. Hai ragione. Ma perché il singhiozzo non gli passa? Già. Ho avuto un'idea. Forse so come curare il suo singhiozzo. Che vuoi dire? Venite qui. Dunque. Climi, avvicinati! Stai lontano! Voglio il tuo singhiozzo! Dammelo subito! No! Ti prego, vattene! No! Climi! Aiuto! Aiutatemi! Cosa facciamo? Resisti, Climi! È nauseante! Aiuto! Spooky, andrà tutto bene! Sbrigatemi. Ti tiriamo fuori di qui! Ellie, si è incastrato in qualcosa! Puoi dare un'occhiata? Certo, è quel ramo! Oh, no! Mosche! Andate via!
tanto? Da quando questa pozza è così inquinata? L'ultimo temporale deve aver trascinato la spazzatura fin qua giù. Ora sì. Tutto fatto, Ellie. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Non c'è di che. Mi dispiace, Clini. L'idea del fantasma non è andata bene. Non fa niente, stavate solo cercando di aiutarmi. Clini, ti è passato il singhiozzo. Ehi, se n'è andato. Sì, mi è passato il singhiozzo. È fantastico, Clini. Il piano di Spooky ha funzionato, dopo tutto. Wow, grazie, Spooky. Non c'è di che. Sei lento? Ehi, Brunner, era il mio turno. Allora prova a venire a prendertela. Brunner, perché non la ridai a me? Scordatelo. Perché Brunner tiene sempre la palla e non ce la passa mai? Perché lui non sa fare i giochi di squadra. Sono venuti a giocare senza di me. È così divertente! Senza Brunner possiamo passarci tutti quanti la palla! Hai ragione! Dovremmo giocare sempre solo noi! Che cosa hanno detto? Ehi! Ricominciamo a giocare! No, mi vogliono lasciare in disparte! No! Ehi, Puck! Passami la palla! Non preoccupatevi, vado a prenderla. Eccola là. Mi chiedo perché Max ci metta tanto. Deve essere successo qualcosa a Max. Vi prego. Max! Aiuto! Ehi, Max! Aiutatemi! Siamo qui, Max! Vado a fondo! Puck, aiutaci! Tirami su! No, non vogliono giocare con me perché non gli passo la palla. Qualcuno ci aiuti! Ehi, chi grida? Aiutateci! Vi prego! Sto arrivando! Dump! Dove sei? Siamo qui! Sto sprofondando! Sprofondo! Restate lì! Chiamo la squadra di soccorso! Va avanti e controlla com'è la situazione. Agli ordini! Occupati di Max. Amber, tu di Brunner. E io penserò a Dump. In azione, ragazzi! Dump! Sono salvo! Dump! Sto per sprofondare! Roy, aiutami! Resisti! Ci siamo quasi! Roy!
Sì. Ehi, ragazzi, state bene? Sì. Sì. Dovremmo aggiungerlo alla mappa. Non sapevo che qui ci fossero delle sabbie mobili. Nemmeno io. Per fortuna abbiamo tratto tutti in salvo. Cosa sarebbe accaduto se Brunner non fosse passato? Te ne siamo veramente grati, Brunner. E ci dispiace. Non avremmo dovuto escluderti dal gioco con la palla. No, no. In realtà è stata colpa. 16, 17, 18... Marin! Oh, oh, Lifty! Che cosa fai? Sto contando le stelle. Perché non riesci a prendere sonno? È strano, di solito mi addormento immediatamente. Aspetta un attimo, tu non dovresti essere in campeggio? Ho deciso di andare più tardi. Marin, forse posso aiutarti. Posso cantarti una ninna nanna. Non ci sei ancora andato perché ti dispiace per me. Va bene, puoi cantarmi una ninna nanna. E quando mi sarò addormentato, tu potrai andare a divertirti in campeggio. Sei pronto? Chiudi gli occhi, senti le onde, le sirene che intonano. Sta funzionando a meraviglia. Grazie, Lifty. Grazie infinite. Ehi, è Marin! Ciao, Marin! Marin, stai dormendo? Come un bambino. Sogni d'oro, amico! Ehi, ragazzi! Portiamolo nel bosco! Ricevuto! Un altro po'. Uno, due e tre. Aspetta, Terry! Non avevamo pensato che non sarebbe passato dal tunnel. Sì, hai ragione. Probabilmente dovremmo passare per la strada sulla collina. È troppo ripido! Manca solo un altro po'! Coraggio! Spingi. Ora ci provo! Terry, aspetta, fermati! Aspetta! Marin! Sta bene? Sì, sta bene! Ma, Marin, ti sei svegliato? Lifty, sei qui. Ti avevo detto che avrei sognato di andare in campeggio. Che cosa ci facciamo su questa collina? Per favore, cerca di non muoverti. Stiamo provando a portarti insieme a noi al campeggio. Che cosa? Davvero? Marin! Chi staranno portando? E perché ci stanno mettendo tanto? Aiuto! Aiuto! Oh? Aiuto! Accidenti! Sono in pericolo! Resistete! Jean, abbiamo finito il giro di pattuglia, ora andiamo al campeggio. Lasciate stare il campeggio, c'è stato un incidente sulla collina delle nubi. Terry e Marin sono nei guai. La squadra di soccorso deve intervenire subito. Ricevuto, siete pronti, ragazzi? Sbrigatevi! La fune sta Terry, per cedere! Resisti ancora un po'! No! Questo non è un sogno, è un incubo! Resistete e fate del vostro meglio! La squadra di soccorso sta arrivando! Coraggio, ragazzi! State tutti bene? Sì, credo di sì. Amber, stai bene?
Sì, ma ci è mancato poco! Quindi l'ospite a sorpresa che volevate portare con voi in campeggio era Marin? Beh, Marin mi ha detto di non essere mai stato in campeggio, quindi volevo che venisse anche lui stasera. Ah, che gentile! Scusa, Marin, questo incidente non rientrava nel piano. Va tutto bene, magari non sarò andato in campeggio, ma almeno ho degli amici che si preoccupano per me. A quanto pare il nostro lavoro non è ancora finito. Pensate quello che penso io? Sì! Scooby, puoi tornare a prenderci alle 5, per favore? D'accordo, allora ci vediamo dopo. Buon divertimento! Ciao, Scooby! Bene, siete pronti a esplorare il bosco? Sì! La prima cosa che c'è da sapere sul bosco è che può essere imprevedibile. Potreste imbattervi in un animale selvatico o in una pianta velenosa, quindi non vi allontanate. Va bene! Jean? Sì? Che cosa fai con quel nastrino? Lo leggo all'albero per segnare il nostro percorso. In questo modo sarà più facile trovare la via del ritorno, capite? Wow, che bello! Ma queste cose le sanno tutti quanti! Wow, Andy, sei davvero intelligente! Questo è niente! Wow! E quella che cos'è? Forse una felce? È una felce! Vedete le foglie arrotolate? Io la trovo molto carina! Queste piante esistono da prima che sulla Terra ci fossero i dinosauri! I dinosauri? Wow! È interessantissimo! Lo credi anche tu, Andy? A me non importa! D'accordo! Bene, è ora di spostarci! E ora che cosa vedremo? Delle farfalle! Davvero? Aspettatemi! È davvero forte! Oh, è cambiato il tempo! Venite, andiamo a ripararci in quella grotta! D'accordo! Ci vorrà un po' prima che il temporale passi. E credo che con tutta quest'acqua il ponte si allagherà. Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso. Non funziona! Credi che la radiolina possa essersi rotta per colpa della caduta di prima? Sono sicura che ora funzionerà. Bene, penso che dovremo aspettare qui finché non smetterà di piovere. Va bene! Wow, fuori c'è il diluvio! Spero tanto che Jean e i bambini stiano bene. Sarà meglio chiamarla per verificare che sia tutto a posto. D'accordo, la chiamo io! Jean? Jean? Riesci a sentirmi? Jean, non mi risponde! Oh no, forse è successo qualcosa a lei e ai bambini. Sì, non avrebbe altro motivo per non rispondere alla radio. La cosa non mi piace. Credo che dovremmo andare nel bosco. Andiamo! Diamo un'occhiata in giro per cercare un percorso segnalato. Qui c'è qualcosa! Da questa parte! Ottimo! Andiamo! Oh.
Le indicazioni finiscono qui. Da dove viene questo canto? Sembra provenire da quella parte. Andiamo! Brilla, brilla una stellina su nel cielo, piccolina. Urrà! Sei stata brava! Bella canzoncina, Mary. Oh. Gigi, bambini! Siamo qui! Jane! Avete visto? Sono venuti a salvarci! Sì!